Facciamo la Alice Andurtira. Alice Andurtira? Ma che so che sta Alice Andurtira? Ma te faccio vedere. Cazzate, facciamo una presa. Dimmi che ci prepariamo, ci assistiamo. Mamma, mi posso cellulare? E allora come facciamo questa Alice Andurtira? Allora mettiamo aglio, origano, olio e sale. E poi dopo mettiamo l'aceto o il limone. Poi rimettiamo sul fuoco? Sì, lo mettiamo nel fuoco. Ok. Ho messo l'alice. Ok. Adesso metto l'aglio. Perfetto. Metto il sale. Metto un po' di origano. L'olio, l'acqua, abbiamo messo pure il prezzemolo. E adesso facciamo cuocere. E io vi lancio una sfida. Più che sfida, aiutateci. Cioè, si intende? Perché si chiama Alice Andurtira? Cioè, da dove viene sta Andurtira? Se mi rispondete, perché Alice in Andurtira è già risolto di per sé. Che dovrebbe essere quella, Andurtira in Tortiera. Ma qualcuno ne sa di più? Ci sapesse un arricchino poco questa cosa. Cioè, non è che si trova chissà quanto in giro, però, visto che sono tradizioni che si tramandano di madre in figlia o di padre in figlio in figlia. Nel frattempo, tua zia mi ha messo un po' fuori la lice, però. E si corrono. Ma adesso o si mette il limone o l'aceto, come uno le desidera, come uno le gusta. Non so buono, sì, so buono. Però. Pure così devi mangiare, senza aceto e senza limone. Sì. Qui. Ma che stai facendo? È fatto l'assaggio delle Alici Andurtiera. Facciamo anche quelle delle Mariane. Sono buono, bello corposo, bello che è. Ti dirò, ma che è? La zia è ruotata. Buono, sono buono. Vabbè, come sempre, fatto un po' di dire insieme. Vi invito a chi più ne sa, più ne metta nei commenti. E vi auguro buon appetito. La stazia Teresa. Mi auguro che sono buoni, vi piacciono a tutti e fate anche i commenti, come volete voi. E la stazia te, sì, una buona salute. Ah, solo che stazia te, sì. Non c'è i commenti che andavano, no? No. Allora,